A tutela del mantenimento del punto nascita all'ospedale Piemonte scendono in campo anche le mamme, tante donne che hanno scelto di portare avanti la loro gravidanza avvalendosi dell'assistenza della struttura e del personale del nosocomio cittadino. Oggi la manifestazione davanti all'ingresso del pronto soccorso. Spostare per andare a Papardo, perché devono chiudere il Piemonte per spostarla a Papardo come ostetricia? Che qua funziona benissimo. Non lo so per quale motivo, anche per loro a livello psicologico stanno male. Non è giusto. Certo. Una struttura che va tutelata e preservata, voi dite no al trasferimento al Papardo? Sì, no, non diciamo no perché qua è da decenni che c'è il Piemonte e tutte le persone vogliono partorire qui. Io ne ho avuti due bimbi, altre persone continuano anche nei corridoi perché vogliono partorire al Piemonte. Noi non stiamo facendo una cosa politica, sindacalista, sono le mamme che hanno detto no a Cosa fare nascere i bambini. ha di speciale il Piemonte rispetto al Papardo? Perché questa scelta? È al centro, qui dalla provincia abbiamo fatto più di 1.000 parti, c'è più di 1.000 parti qua, non so se le statistiche lo sanno. Perché a due passi? Qua c'è tutta la provincia, escono due passi e arrivano. Perché io ho già partorito qua la mia prima volta, che è stato 8 anni fa, mi sono trovata bene, ho trovato dei professionisti in gamba e poi perché è vicino casa mia. Io se dovessi avere le contrazioni notturne prima di arrivare al Papardo, da casa mia è un viaggio. Quindi molto probabilmente io mio figlio o mia figlia la partorirei in macchina, perché non c'è altra soluzione, anche perché le gravidanze sono anche molto soggettive, ci sono persone che fanno lunghi travagli, ci sono persone che partoriscono in maniera molto veloce. Io sono una di quelle che partorisce in maniera molto veloce. Quindi a noi serve una struttura al di là delle partorienti, che sia un centro, che sia un ospedale, non un centro di pronto soccorso.